Buongiorno a tutti i cantanti, bentornati sul mio canale. Oggi, come potrete notare tra poco, una puntata speciale, una puntata particolare. Ho deciso di intervistare un amico, un collega, ma soprattutto un grandissimo esperto di home recording. Infatti tratteremo con lui tutta la parte relativa alla registrazione delle nostre voci, che andranno poi a finire sui video che caricheremo sui nostri canali YouTube. Puntata interessantissima, ma per fare questo ci trasferiremo direttamente nello studio di Marco. Tutto quello dopo la sigla. Che bello, ti senti illuminatissimo, così una diva. Ma bello che foto lì, eh? Sì, cazzo, ho perso 7 diottrie. Non bisogna fissare il quadretto. Non è, non è Simone Volpini, fortunatamente. Ah no, ce l'ho, sicuro. Quando vuoi, ci siamo. Pettinato. Beh, io tanto c'ho la barba che esce da qua. Okay. Infatti ormai c'ho il solco. Buongiorno a tutti, come preannunciato poco fa, oggi vedete siamo in un posto diverso dalla mia solita zona di comfort, il mio tugurio dove faccio le solite riprese. Oggi siamo da un amico, da un collega, per parlare di cose molto importanti che riguardano la registrazione della voce, visto che mi avete chiesto in tantissimi come fare a registrare la voce in casa per abbinarla poi ai video che pubblicherete su YouTube. Questo è quello che faccio io e volevo condividere con voi i pensieri di un esperto, visto che io esperto non sono, e niente, abbiamo qui Marco. Ciao. Ciao, ciao soprattutto a te che ti sei collegato al canale di Simone. Esatto, allora innanzitutto prima di partire con la vera e propria intervista volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di mettere like al video, e già che ci siete iscrivetevi anche al canale di Marco, perché come scoprirete tra poco ci sono un sacco di contenuti interessanti che ci riguardano e riguardano l'home recording in generale. Direi che possiamo partire, allora... Cominciamo, dove siamo innanzitutto, perché allora, di tutto questo, e un po' parlaci un po' del tuo canale YouTube. Allora, ciao, allora, prima di tutto siamo nel mio studio, che ho finito di costruire un mesetto fa, circa un paio di mesi fa, ancora nel primo trimestre 2021, e come si vede è un decimo piano. Siamo altissimi qua, siamo nel vero senso della parola. Il mio canale YouTube, si chiama Home Recording, da un po' l'ho rinominato, prima aveva solo il mio nome, ma visto che mi sono incentrato su quello che riguarda il discorso di Home Recording, ho deciso di modificare il nome, quindi lo trovi con il nome Home Recording by Marco Levandi. E, parli di home recording? Parlo di home recording. Perché parlo di home recording? Mi faccio la domanda da solo. Ma rifaccia il piacere! Praticamente parlo di home recording perché con la questione nel 2020 c'è stata la prima ondata della pandemia. Speriamo che questo video lo vedrai nel 2050, la pandemia sia finita. Infatti ci vedete un pochettino provati. Perché... Io non avevo la barba bianca, lo giuro, prima. Praticamente ho ripreso in mano quello che era il mio canale YouTube. Prima lo utilizzavo sporadicamente per fare le recensioni magari di piccoli strumenti musicali come chitarre, queste cose qua, ma non ci avevo mai dato peso. Allora, durante la prima ondata della pandemia ho ripreso in mano un po' per caso, ecco, il canale YouTube, e ho visto che ho seguito anche dei consigli di esperti, devo dire la verità, non è che è tutta farina del mio sacco, e ho seguito dei consigli di esperti per come impostare il canale. Ho visto che effettivamente l'home recording è una cosa che da aprile 2020 è cresciuta tantissimo, perché è complice il fatto che la gente non poteva uscire, siamo non rimasti... potevi andare in uno studio di registrazione. Giustamente siamo rimasti confinati in casa, quindi ognuno ha cercato di arrangiarsi un pochettino come poteva, con i mezzi che poteva, e beh, con chiaramente, il budget che poteva. Ecco, quella è la cosa che secondo me ha fatto molto, il budget. Perché oggigiorno andare in uno studio, che sia piccolo, medio, grande, comunque ha un costo che magari
non facendo più musica live, non facendo più tante cose, i gruppi magari o i cantanti hanno difficoltà a reperire i fondi necessari per dire prendo, vado da Marco, sto 4 ore a registrare una voce, Marco deve mangiare e ovviamente ha comunque un costo. Non solo Marco deve mangiare. Non solo Marco, no, però se parliamo di registrazione, cioè uno dice vado a registrare da Pinco Pallino, da chiunque esso sia, comunque questa cosa qui ha un costo e va onorato. Ho notato che molti hanno iniziato a registrare delle cose in casa, cioè anche te hai cominciato a... Ho dovuto implementare di nuovo quel discorso perché anche io ovviamente non potendo più spostare per il discorso live, perché come sappiamo tutti eravamo bloccati, ci si è un po' industriati cercando di fare delle altre attività. E poi il motivo di questo video è dedicato a quelli come me che in realtà non lo fanno come una vera e propria professione, quindi hanno necessità di andare in studi da 200.000 euro al giorno. Ma magari magari si potesse, però ovviamente puntiamo l'attenzione su quei poveracci no, come me. No, perché guarda, onestamente devo essere sincero, ho visto uscire a ricevere delle registrazioni fatte in casa in situazioni di assoluto home recording, riuscire comunque a ottenere dei risultati più che accettabili, ecco, perché ci sono due fattori: la tecnologia è cresciuta, è un po' più alla portata di tutti, qualche accrocchio un po' studiato dove mettersi per registrare la voce, qualcosa ne sai anche te, magari non arrivare al tugurio, a costruirti il tugurio, certo. Però ci sono delle situazioni in cui puoi benissimo ottenere dei risultati. E anche qui YouTube è stato molto d'aiuto in questo periodo, perché ovviamente essendo cresciuti i canali, essendo cresciuti e sviluppati tanto canali come il tuo, hanno potuto dare tanti suggerimenti alle persone che di queste conoscenze avevano magari sentito parlare ma non avevano mai approfondito. Ma quindi... sì, anche perché ne disquisivamo con un mix ingegnere di un certo livello. 30 anni fa, se volevi iniziare a registrare o comunque mixare, dovevi andare a supplicare in qualche studio di prenderti e dirti mi insegni a mixare, quello ti prendeva e ti faceva piegare i cavi dalla mattina alla sera. Il vecchio stampo. Sì, ma è un vecchio stampo al quale io sono ancora un po' d'accordo per alcuni aspetti, ma perché arrivo dalla generazione che quando iniziavi a lavorare facevi le fotocopie. Cioè non iniziavi a costruire la Ferrari, iniziavi a fare le fotocopie dei manuali di istruzione della Ferrari, poi capivi come funzionava tutto il resto. Invece adesso ti colleghi a un sito qualunque o un canale YouTube, che sia il mio o quello di qualcun altro, e c'è tanta informazione a portata di tutti. Ovviamente sempre bisogna prenderle con le dovute cautele, perché magari può succedere che hai un'informazione sbagliata e sbagli poi tutto il procedimento. Certo. Poi anche lì ovviamente essendosi sviluppato questo discorso un po' anche in funzione della pandemia, i prezzi delle attrezzature sono un pochettino magari diminuiti nel complesso, è venuto fuori più scelta perché Le tecnologie, il pubblico si spostava. È quello che dicevo, cioè la tecnologia oggigiorno ti mette a disposizione tanta roba, cioè vediamo le schede audio. Cioè qui vedete tantissima roba bellissima che in uno studio tipo casa mia per esempio non c'è e non avrebbe senso che ci fosse, tra l'altro. Sì, ma dipende, poi io ho visto home studi. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Proprio fatti da casa che hanno roba di un certo livello. Lì secondo me sta tanto quanto vuoi spendere nel budget che hai per ottenere il tuo prodotto, cioè puoi spendere. Come mi insegni, bisogna spendere bene, perché non è detto spendere che giusto. Spendendo si ottengono dei risultati ottimali, bisogna trovare un compromesso con anche le proprie conoscenze. Sì, diciamo che io, se devo essere sincero, non andrei mai a... Se uno apre, si decide di registrare in casa la voce, non andrei a comprare di primo acchito un U87 della Neumann. Ne parlavamo giusto prima, ma non perché dici no, non comprarlo perché non te ne fa niente, ma spendere magari 2.000 rotti euro solo per un microfono, quando poi l'attacchi alla scheda audio della Behringer da 150 euro, secondo me. Io ho sempre dato un consiglio, e questo continuo a darlo sul mio canale YouTube e continuerò a darlo: quando si parte con un progetto, il budget,
Cioè, vuoi comprarti scheda audio, microfono, vuoi sospendere 500 euro, benissimo. Quei 500 euro spendili in maniera ottimale, quindi magari 200-200 euro, li spendi 250 euro per una buona scheda audio con un buon convertitore, e oggigiorno ce n'è. Con l'altra parte magari ti compri le cuffie, con un'altra fetta ti compri un microfono che vada bene per quelle caratteristiche. E andare a dire, ah, spendo 600 euro, compro il Warm Audio, l'U87 che fa anche la Warm Audio, che è un bellissimo microfono, costa 600 euro, poi lo abbiniamo magari alla scheda audio che non ha abbastanza gain, non ha abbastanza... il convertitore di una certa qualità, certo. hai un bellissimo microfono comandato da una scheda audio economica, quindi anche perché è facile fare poi degli upgrade se ti accorgi che ad un certo punto quella strumentazione non ti basta più, diventa un po' più complicato quando magari già investi un patrimonio e poi dopo ti ritrovi in difficoltà. Sì, quello, guarda, quello è partito anche nel mio studio. Io sono partito con alcune schede audio. Poi ho preso il banco della Presonus, adesso ho aggiunto la scheda audio dell'Antelope, perché mi sentivo la necessità di avere qualcosa in più. Cioè, ogni step lo fai in base a quello che è il percorso che vai a fare, diciamo, nel, certo, tuo studio. Sì, non dimentichiamoci poi in tutto questo discorso che l'attrezzatura è fighissima, stiamo sempre parlando comunque di registrazioni domestiche in questo caso specifico. Una gran parte la fa anche chi registra, nel senso quello che, sì, cioè, sapere come vale per tutto, dagli studi professionali agli studi casalinghi. Se tu la sei mano se, ci se, vuole sempre. Se sei una capra, passatemi il termine, non è che comprandoti l'U87 diventi il cantante più bravo del mondo. Allora, quello è un discorso che si parte a priori, cioè mi compro il banco della SSL, poi non so cos'è un compressore. Esatto, vale più o meno lo stesso discorso. Comunque bisogna avere delle conoscenze e una preparazione prima di mettere in mano la tecnologia, certo, perché la tecnologia aiuta poi a... È un fine. Esatto, esattamente. È un mezzo che aiuta a arrivare al fine. Manca la ciccia sotto, tu puoi comprare e spendere tutti i soldi che vuoi, però alla fine rimani sempre lì. Assolutamente, io vedo spesso questa cosa qua. Cioè, mi compro la scheda audio dell'Apollo, della Universal Audio, 2000 euro, poi magari non capisci come mettere un compressore, cioè magari si pensa che il compressore sia quello che tira sul volume, sì, sì. No, non è quello, cioè non fa quel lavoro lì, cioè parlo del compressore perché è una di quelle cose che mi viene richiesta spesso sul canale YouTube, come si usa un compressore, con che principio e quant'altro, quindi ripeto, partire da un budget di spesa è fondamentale, c'è santo che tiene, questo per... Ho un studio, chitarra, basso, batteria, voci. Assolutamente. Allora, seconda domanda per il nostro ospite Marco. Gli volevamo chiedere, secondo lui, secondo la sua esperienza, quali sono le attrezzature migliori, se si può dire migliori, se effettivamente si può usare questo termine, per registrarsi delle cover casalinghe destinate poi alla fruizione su YouTube, tipo come faccio io in sostanza, quindi da basi karaoke, in sostanza da basi che si suona in casa per poi costruirci sopra la voce e magari fare un piccolo video per YouTube, ad uso più o meno personale, diciamo. Ok, allora cerchiamo di capire, vuoi un'infarinatura o vuoi le marche, nel senso direi di evitare le marche così non facciamo torti a nessuno, però giusto per capire, mi serve un banco da 50 canali, bene, mi serve un monitor, no. Sì, sì. Ma io allora consiglio che posso dare è quello di acquistare una scheda audio che abbia almeno un preamplificatore con un classico Canon, due sarebbe meglio perché hai un po' più di spazio di gioco. Un microfono, e in quel caso lì io consiglio un condensatore, ma perché secondo me suona un pelino meglio del dinamico e ti permette anche di non dover urlare eccessivamente, riesci a prendere un pochettino più le dinamiche della voce. Non sarei a prendere all'inizio delle casse, dei monitor, perché lì è una questione un po' delicata, ma andrei magari su un buon paio di cuffie. Ok. E lì ce n'è veramente preciso tante. Solo l'abbiamo già detto tante volte, stiamo parlando comunque di un contesto casalingo, quindi sì, non di posti dove c'è la possibilità di trattare gli ambienti, di fare chissà quali partiamo da un presupposto orpelli. Che tu sei a casa, vedi tutti i tuoi amici che fanno le cover su YouTube, hai deciso anche tu, faccio le cover anch'io,
prendi il cellulare, te le riprendi, dicono, ah beh, scusa, senza offesa, per lo schifo. anche se si riesce a fare delle cose anche decorose con il microfono del telefono, ma lì è un altro campo di, certo, di competenza. Però il consiglio è valutare, ci sono tanti microfoni in giro che non costano cari e suonano bene. Quindi, e qui possono tornare d'aiuto anche i tutorial che tu metti sul, sì, canale. Sì, non solo, vai sul mio sito marcoallemandi.it, c'è una parte che si chiama consigli per gli acquisti, io ho fatto una cernita di quelli che sono i microfoni che ho provato proprio fisicamente qui in studio, anche a casa quando facevamo i primi video perché non li ho girati qua i primi video del canale, li ho girati giù in casa. Andare ancora in costruzione. Quindi. Sì, ma non potevo andare poi nell'altro studio, certo. E quindi li registravo in casa. Fortunatamente un importatore italiano mi ha dato una serie di microfoni da testare e li ho utilizzati per girare un sacco di video e non costano carissimi, quindi hanno... Quindi andate sul suo sito, potete già avere una piccola carrellata di quelli che potrebbero essere microfoni, diciamo, low budget per sì, iniziare, sì, qualità prezzo. Comunque con qualità discreta per poter fare delle cose, sì, comunque sì, assolutamente. Più che accettabili, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Ok, quindi microfono scheda audio, cuffia. Un bel paio di cuffie. Secondo me, ce n'è, tra l'altro è uscito da poco sul canale delle cuffie che non costano care. Esatto, ha pubblicato forse stamattina o ieri, se non ricordo male. Che poi ieri, quando vedrete questo video, in realtà non sarà più ieri, ma sarà probabilmente la settimana scorsa, un video su delle cuffie sì, che ho provato, delle cuffie low cost, che ti danno anche un software di correzione dell'equalizzazione delle cuffie, che è una cosa che ormai si sta utilizzando tantissimo quando si fanno fasi di mix in home recording, e quindi ne ho provato un paio che effettivamente magari se devi fare la spesa di acquistare cuffie e quant'altro, ma lo metti nel calderone, non ti costa caro. La resa è discreta, cioè sono cuffie che secondo me sono interessanti. Fanno il loro lavoro. Sì, 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 per il prezzo che hanno, assolutamente. Ok. Domanda numero 3 per Marco: è importante il software con cui si registrano le canzoni? No, cioè. Secchissimo. Sì, no, ma cioè in realtà io sono d'accordo con il suo no, ovviamente. No, perché io nella barra sotto al computer ne ho usate tante di Do, ma perché alla fine volevo capire quale è meglio, quale è peggio. Qua è il solito discorso che facciamo un esempio pratico. Prendiamo i Dream Theater, c'è chi li ama e chi li odia. Ecco, le Do sono uguali, c'è chi ama una Do e chi ne ama un'altra. Mm-hmm. Io personalmente ne utilizzo due. Io uso Pro Tools e Logic, e le uso in due maniere diverse. Ovvero, Logic lo uso per la registrazione, quindi acquisizione, facciamo editing, scrittura MIDI. Pro Tools lo uso solo per mixare, perché effettivamente mi sono reso conto che a livello di mix per mio modo di lavorare è molto più veloce. Ho utilizzato anche un po' Reaper, perché è quella che diciamo che è low budget, quindi quella che costa meno, fa il suo onestissimo lavoro. Secondo me, per chi arriva da Pro Tools e quelle cose lì, fa un po' fatica all'inizio Stiamo comunque parlando di ambiente. Ovviamente tu Pro Tools e Logic li usi per lavoro, sì, quindi sì, hai sì. fatto un investimento anche a livello software. Costo, non sì. indifferente, perché sono software che costano. Sì, soprattutto Pro Tools costa abbastanza. Costano tanto. Però c'è da dire una cosa. Costano e hanno un motivo per cui hanno quei costi. Assolutamente sì. Cioè prendiamo Logic, costa ma ti dà una libreria di suoni da, mi sembra, 100 giga. Io ho visto produzioni, e qui posso confermare di aver visto produzioni che hanno vinto dischi di platino, che hanno fatto delle sessioni di strumenti virtuali con quelli di Logic. Ok. E quindi quello fa la differenza. Pro Tools costa molto perché effettivamente è un software studiato a livello professionale e probabilmente sì, a livello di portabilità è un po' mondiale, quindi ma è un'altra comunque... cosa, poi è nato proprio con un'altra filosofia quel programma, e quindi per esempio lavorandoci tutti i giorni mi sono reso conto che effettivamente certe operazioni che faccio con Pro Tools con altre faccio più fatica ad arrivarci immediatamente, certo. Però ad esempio se inizi Reaper va benissimo, ecco,
lì, perché ricordiamo è gratuito il trial, ma poi dopo si può comprare la licenza per pochissimi euro, forse 60 euro, e hai la licenza per tutta la vita, sì. Quindi per supportare gli sviluppatori di Reaper. Sì, quindi... ecco, per esempio, io quello che ho riscontrato di meno di Reaper è un po' quello che è il pacchetto plugin che gli altri hanno grossi, cioè specialmente Logic, ne ha veramente tanti, quelli di Pro Tools sono molto rinomati. E che ovviamente fa capire perché un software costa in un certo modo e l'altro costa un po' meno. Poi ci sono anche, immagino, adesso non ricordo bene, ma immagino che ci sono anche dei software gratuiti che uno può iniziare a utilizzare. Ma certamente, cioè i software, i plugin aggiuntivi gratuiti ci sono per tutte le DAW. Diciamo sì, che stavo proprio parlando adesso a livello di DAW. Sì. Sono delle DAW a livello gratuito che non ci siano da pagare licenze o altro, non ricordo più se ci sono. Ma no. Allora in realtà c'è adesso Pro Tools First, okay, che è gratis, è limitato, mi sembra, a 16 tracce, non vorrei dire una stupidaggine, però è gratis. Che per chi registra voci come me, sì, magari la base che fa il coro dell'Antoniano, però per esempio Pro Tools so che c'è la versione First che è gratis. E però quel limite, non mi sembra, non puoi importare plugin di parte terza, insomma, okay, ha dei blocchi, però se vuoi capire se quella DAW ti piace te la puoi scaricare e lavorare su quello, okay, tranquillamente. Diciamo che non è alla fine la DAW che fa il suono. Sì, in realtà perché non fa il suono? Perché in realtà tutte le DAW suonano uguali, tranne una. Questo l'ho spiegato in un video che ho fatto, la comparazione fra quattro DAW che ho utilizzato, una Reaper, Pro Tools, Logic e poi la Reason Mix Bus, che è l'unica DAW, dico la verità, che attualmente conosco che colora il suono, perché per scelta, secondo te? Sì, no, per scelta, perché è una replica dovrebbe essere la replica delle console Reason, okay, con cui hanno fatto un sacco di dischi negli anni 70, una console analogica e quant'altro. La spiegazione è data dal fatto che quella DAW inserisce un algoritmo che randomizza delle modifiche, come fosse la corrente elettrica che modifica, okay, leggermente i trasformatori, detto proprio in maniera molto... Quindi si passa alla precisione del digitale, a una cosa simulazione tra virgolette, molto tra virgolette analogico, però effettivamente mi sono accorto che con quella DAW qualche colore diverso ce l'ha il brano, a seconda, okay, di come aumenti il saturatore, certe cose. Quindi abbiamo un bel po' di panorama di scelte. Sì, sì, no, è carina la mix bus, è un po' difficile da usare, però è effettivamente l'unica DAW che ho visto che ha delle particolarità che... Per esempio io alcune volte alcuni mix finali li passo poi là dentro. Per dargli un po' di colore. Sì, magari provare a cambiargli un po', vedere... Il mondo del recording è sperimentazione, alla fine. Certo. Come è nato? È nata la registrazione, è nata sperimentazione. L'importante è che non clippi tutto e non distorci. No, vabbè, quello è l'ABC proprio, come la macchina, l'accendi, mi devi mettere la frizione, se la marcia non entra. Esattamente. Allora, questa è una domanda molto difficile per il nostro Marco. Voi non potete vedere la mia espressione sotto la faccia. Sta sogghignando perché sa già la domanda, perché ci siamo preparati con anni e anni di anticipo per questa intervista. Quali sono le cose a cui prestare attenzione quando si registra, quando si mixa e quando si fa questo master casalingo? Ovviamente master tra virgolette, perché stiamo sempre parlando di ambito home. Sempre improntata magari al discorso cantante, quindi facciamo che il cantante, che ha la sua bella base, ci vuole cantare sopra, vuol fare il video per YouTube. Ok. Ecco, finalità sempre quella. Sicuramente, come abbiamo già detto, penso prima, non deve clippare il segnale, perché un conto, distinguiamo il clip analogico e il clip digitale, sono due cose diverse. Il clip analogico è piacevole, perché le macchine analogiche, quando superano, vanno oltre la scala dello zero, iniziano a distorcere, ma è una distorsione analogica, è proprio un'altra cosa, la distorsione digitale è brutta. È preparato Marco, si vede, questa cosa non lo sapevo, per me clip era tutto clip, tutto rosso, no, che esplode. No, poi ti insegnerò che cos'è. È come l'amplificatore per chitarra, se tu alzi il gain lui distorce, se è un valvolare satura, distorce ed è piacevole. Stessa cosa fanno le macchine analogiche per voce, quindi okay, aggiungere saturazione può essere una cosa piacevole, però se stai acquisendo con macchine digitali, secondo me il clip digitale, cioè il clip digitale è brutto, diceva quello, è proprio brutto, okay, perché proprio si vede la linea nella DAW che è piallata.
Quindi quando io mi attacco il mio microfono alla scheda audio, che cosa devo fare? Cosa consiglio devo, del che mio do ambiente a tutti. Dove registro queste cose? Fai, ecco, consiglio che do sempre a tutti, ma questo è proprio una cosa indifferente rispetto a fare voce, chitarra, basso, violini, cioè, hai capito di cosa sto parlando, controllare il livello di ingresso al momento massimo di estensione della voce. Quindi dove dai la botta, lì fai il primo livello di gain. Questo è molto importante, perché evitare magari di farsi, semplifico un po', magari non mi faccio il volume sulla strofa dove canto sussurrando. Puoi anche farlo, cioè diciamo che... Se sono dinamiche molto diverse, allora, ovviamente magari di spigole... Io normalmente lavoro in questa maniera, cioè parto prima dal punto più alto, e questo punto più alto per me può essere il ritornello, che è quello che... piace un po' di più, controllo che il mio V-meter, che è quello che vedete al momento stai registrando le voci, comunque quella barretta verde che si vede dietro, non superi mai, non vada, stia intorno almeno 12, più o meno a okay. quello. Perché meno 12? Qui sarebbe un video lunghissimo di 4 ore. Sì, non scendiamo magari troppo nei dettagli, anche perché sennò poi creiamo confusione. No, spiego solo una cosa fondamentale. Il meno 12 serve per avere spazio di manovra quando si va poi a mixare. Quindi avere, se tu hai poco spazio e arrivi quasi allo zero, non hai gioco per poi lavorare con le dinamiche, lavorare con i compressori. Quindi per noi comuni mortali, detta proprio la spiccia, è meglio rimanere un pochettino più bassi con il volume. Sì, meno 12. Piuttosto che spingere. Consiglio oltre. Che stai meno 12. Quando... magari la prima tentazione che hai è... No, lo tiro chiodo. La manetta, così sento proprio che pompa lì nelle... No, hai avuto okay. la dimostrazione quando abbiamo mixato un brano insieme, certo. che non serve avere un volume stratosferico per fare il suono grosso. Cioè, suono grosso lo ottieni step by step. Certo. Quindi, secondo me, un buon livello è sempre meno 12. Chiaramente, se registri poi a blocchi come si registra, dove avrai meno dinamica, lì puoi salire. Però, fatti una cosa furba, ti prendi una matitina, adesso non ne ho qua, però ti puoi segnare sulla scheda audio i due punti. Mm-hmm. Tipo, punto massimo è qui, punto minimo è qua, e puoi spostare il potenziometro e hai due livelli. Quindi hai, non so, vuoi registrare la prima parte con un po' più basso perché magari vuoi dare un'intenzione un po' più intima, quant'altro, tiri un po' più sul gain per avere comunque sempre un segnale con un buon ingresso. Poi devi registrare la parte dopo, non ti dimentichi, scendi e hai il livello precedente, certo. quindi ti fai due... Per evitare poi di impazzire, tra l'altro, a livello di bilanciamento delle Eh sì, frasi, no, perché comunque... poi il balance nella fase di mix è quello che è fondamentale in assoluto per quello che riguarda. Okay. Quindi saltiamo subito al mix a questo punto. Ma il mix è lunga, anzi, è il discorso del mix è se tu hai fatto una buona registrazione dei buoni livelli, il mix scenderà giù tranquillo. Liscio pettinato, come si dice. Visto che siamo arrivati direttamente al mix, che consigli molto spicci puoi dare? Cosa bisogna prestare attenzione quando si mixa? Allora, quando si mixa la voce, innanzitutto bisogna pensare che è la parte principale del mix, soprattutto se sei un cantante. Io la vedo in questa maniera: non abusare degli effetti, quindi l'effetto che stai... magari l'hai registrato bene in una posizione giusta, poi gli metti l'effetto doccia o bagno. Io andrei sempre molto delicato sui riverberi e sui delay. E poi soprattutto, se hai registrato con i livelli giusti, ti accorgerai da solo che aggiungendo magari un pelino di compressione la voce diventa un po' più, il termine che si usa moderno, in the face, in faccia, che è una tecnica che ormai si usa spesso. E quindi a portarla davanti e averla un po' più presente è più facile poi metterla nel mix. L'equalizzazione è importante? L'equalizzazione è fondamentale, però ti dico la verità, se stiamo a spiegare tutta l'equalizzazione di una voce ci andiamo avanti un paio di settimane, ecco. Io consiglio che do è tagliare un po' la parte bassa, poi gliela puoi anche ridare, però prima di mettere il compressore io farei un po' di pulizia sulle basse con un equalizzatore, toglierei sui 200 tutta quella parte un po' bassosa,
e poi schiarirei un po' le alte per dare altre. Ok, la voce. Consigli giustamente sì, molto generici, perché poi dipende dal ogni tipo di voce, dal come tipo il di microfono, esatto, dalla ripresa, eccetera, chiaro, eccetera. Però in linea di massima, effettivamente, tutta la parte in basso, sotto un certo grado di frequenze, sono cose che alla voce non servono. E anche perché ogni strumento ha un suo spazio. Esatto. Se due strumenti occupano lo stesso spazio, si rischia che o non si percepiscano o c'è rumore, confusione. Quindi non è solo il volume a far sì che uno strumento si senta piuttosto no, che no, ma in realtà è soprattutto lo spazio nello spettro che tu gli dai. Lo spazio nell'equalizzazione e nello spettro stereofonico che vai ad utilizzarli. Ok. Quindi, cioè, qui è una cosa un po' più tecnica, ma beh, è una cosa sì, si entra in dettagli. Però se uno volesse già, per esempio, informarsi un po' su come funziona nello specifico, hai fatto una serie di video sì, dedicati al mix, ho che fatto partono una... proprio da zero fino ad arrivare al master finale, tra il l'altro. Mix, non il master. Non ho fatto il master sì, di quello. Okay. Sì, in realtà ho fatto questo video, ma perché ho ritenuto che fosse il momento giusto. È una playlist che si chiama Mix da 0-100. Ho preso una sessione che non ho registrato io e ho fatto il mix come se fossi in casa, quindi con una scheda audio normalissima, con dei plugin che si trovano anche a prezzi contenuti, e sono partito e ho fatto da 0 a 100, partendo appunto dal bilanciamento fino ad arrivare alle parti finali, un po' di automazioni. Quindi può essere molto interessante se volete approfondire un po' più nel dettaglio questo discorso del come trattare la voce nello specifico e fare in modo che rientri nel mix perché si senta bene e abbia una resa decente. Infatti devo dire la verità, i primi tre puntate che sembravano le più noiose, perché è stato diviso in 9 parti, che comunque in 9 parti ti puppi quasi 2 ore e mezza di tutorial completamente gratis. Ti puppi un termine tecnico? Sì, termine tecnico, scientifico dell'audio. Beh, c'è il panning, c'è il pooping, che è il termine tecnico, però in realtà sono fatto il conto, non me ne sono accorto, ho fatto circa 2 ore, 2 ore e mezza di video diviso in puntate, quindi uno può seguire quella che gli interessa di più. E sono stati divisi, soprattutto le prime, che sembravano le cose più brutte, in realtà sono le cose fondamentali, perché c'è il bilanciamento, c'è il panning, e poi c'è 2 o 3 cose che io utilizzo quando faccio dei mix, completamente gratis. Ok, quindi, perché purtroppo nulla è scindibile, nel senso che ogni cosa dipende dall'altra, sì, per fare in modo che tutto risulti poi credibile sì, all'ascolto finale. L'ultima chicca, il master ovviamente è fatto allora, con software, quindi non stiamo parlando, non ci vogliamo sostituire uno studio di mastering professionale con tutte le apparecchiature eccetera eccetera, stiamo parlando comunque di una soluzione sempre in casa con la mia scrivania, come tutto il resto. Allora, il master è un argomento delicato, c'è quindi gente che è sensibile. Faccio l'utente medio, il master non vuol dire quindi pompare tutto no, all'altissimo volume per fare in modo che suoni come le discografie che a me piacciono tanto? No, perché ti sei accorto che non succede quella cosa lì. Allora, il master in realtà è un argomento delicatissimo, proprio qui occhio agli hater, e ne so qualcosa io perché ho fatto 2 video, specialmente uno, anzi ne ho fatti 3 sul master in realtà. Il primo, che non pensavo mai più diventasse, tra virgolette, virale, da dirlo, che era come masterizzare un brano in home recording, che all'inizio l'ho fatto così, l'ho messo su YouTube e adesso è uno dei più seguiti. Poi però mi sono fatto la domanda, ma uno che vuole masterizzare un brano in casa e ha Logic o Reaper e non ha tutti i plugin che ho io, come fa? Allora mi sono messo e ho fatto il master con i plugin nativi e lì si è scatenata l'hater di alcuni, perché dicevano questo non è un master. Ok, io ho visto sessioni di master fatte in studi di un certo livello e poi li ho fatti, ho iniziato a farli anch'io, perché io effettivamente all'inizio ero un po' scettico sul master, ma perché te lo spiegano come se fosse una cosa esoterica, no? Sai quando dici non sai cosa, entra il segnale e non sai che cosa, tutta quella parte di processazione che c'è in mezzo, mistica. In realtà poi ho seguito dei corsi, dei workshop, e poi ho provato a fare i master, quello che poi ho fatto anche a te per un brano. Quello che è da tenere presente, il master non vuol dire soltanto alziamo il volume e via, o correggiamo il mix, che è un'altra di quelle cose che sento, tanto poi il master mi corregge tutto. No,
più il master è semplicemente la finalizzazione del mix. Se il mix non è fatto bene, il master non lo migliorerà, anzi lo peggiorerà. E torniamo al discorso che abbiamo fatto pochi minuti fa sul fatto che se hai una sorgente scadente, la voce in questo caso, tu puoi fare tutto quello che vuoi dopo, ma alla fine hai sempre una voce scadente, quindi sì, potrai migliorarla leggermente. Ma il master farà ancora peggio, perché evidenzierà probabilmente bravissimo, le schifezze bravissimo, che hai fatto perché prima. Il master che cos'è il master poi? Diciamo, perché questo è l'argomento che piace molti. Cos'è il master? Faccio questa fa, te lo metto sul, mettilo sul canale perché è bellissimo. Il master, le chicche di Marco, la storia del master, sai da dove è nato il master? Il master è nato, non esisteva il master una volta. Quando uscivi e andavi in studio a registrare un disco, ti davano la bobina, questo è il brano e via. Poi cosa è successo? Che avevi la bobina, dovevi inciderla, perché si diceva incidiamo un disco. Perché c'era un omino preposto che preparava il vinile base, cioè quello da cui venivano copiati gli altri. Allora cosa faceva? Prendeva la tua bobina, appunto in maniera molto easy, la metteva sul registratore e poi la passava dentro questa macchina che incideva il vinile. Cosa faceva questo signore? Con la macchina, adesso proprio termine tecnico, prendeva e abbassava la puntina che solcava il vinile. Più lui schiacciava e più c'era segnale. Quindi il master è iniziato così. Cioè lui schiacciava e aveva i V-meter, verificava che arrivassero a un certo livello che poi fosse udibile dalle persone. Quindi è colpa loro se alla fine adesso si pensa che il master è pompare il volume. No, in realtà è nato poi dopo, quando c'è stata la famosa loudness war, che hanno scoperto che passando dall'analogico al digitale c'è molto più spazio e allora hanno iniziato a tirare su, a fare chi suonava più forte. Però in realtà il vero master era proprio incidere la traccia e in base a quanto premevano nel solco, adesso non è che sia la cosa più tecnica del pianeta come la sto spiegando. Sì, qua siamo al bar. Siamo come fossimo al bar, adesso ci premo anche da bere. incidendo, più premeva e più volume aveva. Quindi la tecnica di master è nata così. Quindi cosa mi devo aspettare dal mio master sempre tra virgolette casalingo? Ti devi aspettare di arrivare a un livello di volume, detto proprio, non sto a dire tutte le cose tecniche, ma un livello di volume accettabile. Poi consideriamo che YouTube, Spotify e quant'altro normalizza al suo livello di volume. Quindi se tu stai sotto di 3 dB rispetto a quello che ti richiede Spotify, lo tira su lui. Okay. Questo perché skippando da una traccia all'altra l'uditore non debba fare alza e bassa volume, quindi giustamente potrebbe essere molto fastidioso poi sì. Quello che poi è da tenere conto è sempre un po' di dinamica, cioè ripeto il discorso di prima, se il mix è dinamico in master c'è spazio per alzarlo e posizionare le cose in maniera giusta. Consiglio che posso dare è di i primi cose da fare è prendere magari trovare uno di quei software che fa il master in automatico e iniziare a sentire come lavorano per capire giusto un po' che cosa potrebbe uscire. Cioè una catena master è molto lunga, per dire, io normalmente entro con un tipo di equalizzatore che taglia tutti gli estremi perché ho bisogno di non far imballare il compressore, poi mi va in un compressore, da lì torna in un equalizzatore, va in un altro equalizzatore che mi serve per dare aria al mix e renderlo hi-fi, da lì vado dentro poi altri due software che mi permettono di alzare il volume, portarlo su ma non clipparlo, non mandarlo oltre scala, quindi avere l'effetto radio rovinata, ecco. Però il master è effettivamente una di quelle cose molto molto delicate. È un discorso anche delicato da affrontare, è molto tecnico, quindi in realtà ci perderemo delle giornate probabilmente a disquisirne. Potremmo fare il giorno che hai il canale con gli abbonamenti, con gli utenti, allora facciamo una diretta in cui proviamo a masterizzare dei brani di magari qualcuno che ti segue e magari possiamo spiegare passo passo che cosa. Sì, secondo me è importante anche l'aspettativa che uno si dà. No, ecco, cioè il problema non è che parto, mi compro l'attrezzatura, comincio da zero, non è che posso probabilmente pretendere che
il mio brano suonerà come un brano di un'uscita discografica di, no, di Billie, Eilish, Billie Eilish che ci stavamo ascoltando prima. Sì, sì, ma poi c'è un altro fattore che tu devi prendere a base, che cos'è che fa sì che tu senti e migliori delle cose? Sono le tue orecchie. Se tu le orecchie non ce le hai allenate a distinguere un compressore da un equalizzatore come lavora, puoi comprare tutto quello che vuoi. Cioè, ci vuole anni per allenare l'orecchio a capire le differenze. Cioè, alcune volte solo un dB di compressione fa la differenza. Torniamo a quello che stavamo sempre dicendo prima, del discorso che comunque se non c'è la sorgente, in questo caso la mano che lavora sui software, sì, ma cioè puoi spendere tutti i soldi che vuoi, ti aiuteranno sicuramente, ma se dall'altra parte ti manca l'orecchio, ti manca la sensibilità per sentire certe cose. Sì, 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 ma ragazzi, quella lì, guarda, che quella te la fai negli anni, nel senso che l'ascolto, perché bene o male il nostro orecchio ha una memoria. Cioè una memoria a brevissimo termine e una memoria a lungo termine. Quella a lungo termine è quella che fa dire al tuo cervello questo suona bene e questo suona male. Perché se tu sei abituato, faccio un esempio, a sentire il brano di Billie Eilish, così non trattiamo metal, nonostante ci piaccia tutte e due lo stesso genere, però io sono dell'idea che per certi versi alcuni tipi di musica, se vuoi mixare e masterizzare, sono preferibili perché hanno dei dettagli in più rispetto ad altri. Tu ascolti la tua musica in macchina, il 90% delle persone dove ascolta musica in macchina, che è il posto peggiore perché ci sono i vetri o sul telefono, lasciamo perdere il telefono, però diciamo che il 90% dell'uditore medio ascolta in macchina. Macchina vuol dire vetri, vetri nemici dell'acustica. Hai visto una camera di ripresa tutta di vetro perché rimbalza il suono? No, ma ho visto locali con le pareti di vetro che rimbalzava, che era una meraviglia il suono, immagino. Adattissimo per il live. Ok, cosa succede? Il tuo cervello si abitua a sentire quello, le tue orecchie percepiscono quel suono e la tua memoria dice quello suona bene. Quindi cosa succede? Che nel momento che vai a sentire lo stesso brano da un'altra parte inizierai a dire ma non suona bene. Non è che non suona bene, è che il tuo orecchio si è abituato a quel suono, abituandosi a quel suono, parametrizza tutto quel suono. Quindi se io ti faccio sentire delle differenze subito, fai fatica. Allenare l'orecchio a sentire su più sorgenti, perché in studio ci sono spesso più casse? Per dare la possibilità di confrontare, ovviamente. Bravissimo, perché ogni cassa, ogni stanza dove sei suona in maniera diversa. Anche se vai a mixare il brano nella stanza acusticamente più trattata, all'inizio farai fatica a dire suona bene o suona male, perché tu hai il tuo orecchio, il tuo cervello che ha memorizzato quel suono. Certo. Quindi il master, tornando al discorso, tu hai un'idea di master che è parametrizzata all'ascolto che fai te. Quindi dici ah, non suona come suona quel disco. Sì, perché quel disco è stato masterizzato, ma ti sei stato abituato a sentirlo in un certo modo. Io nel mio piccolo sono sempre stato abituato che ovviamente una volta fatto l'orecchio sull'apparecchiatura che ho, quindi mi sono reso conto come suonano le mie cuffie piuttosto che le mie casse, piuttosto che l'ambiente dove mi trovo, confrontare poi il risultato finale, quindi il mio lavoro è funzionale il fatto di ok, provo il mix sul telefono piuttosto che sulla macchina, piuttosto che sulla radiolina che ho in casa, su una serie di soggetti diversi per vedere se non ci sono dei grossissimi sbilanciamenti. Chiaro, qualche cosa ci sarà di differenza, per forza. Sicuro, ma e usare, che questa è una cosa che è comoda per me, però non so se si fa, usare delle tracce di riferimento, quindi sapendo... Sì, si può anche fare. So come suona quella canzone lì nel mio impianto, cercare più o meno di arrivare a quel tipo ma di quello sonorità. Lì, quello succede, poi succederà che tu ti abituerai a quel suono di casse, a capire, le mie casse hanno troppe basse, allora se sento poche basse... Vuol dire che fuori ce ne sentiranno ancora meno. Sì, oppure fuori saranno di più. Perché certo. Se io so che non ne ho, ma le sento giuste, fuori sentirò il livello. Cioè, una volta che avrai allenato il tuo orecchio al tuo suono, perché comunque quando compri una cassa o una cuffia devi allenare sempre per il discorso di prima, il tuo orecchio a fare un focus su quella roba là. Poi ci sono anche dei software che fanno il master match, tipo il capo multimedia lo fa, carichi una traccia tua di riferimento, che ovviamente se stai mixando trap non ci metti il brano metal perché non c'entra niente,
però magari ti piace il brano metal di Pinco Pallino, dico una cosa, voglio arrivare più o meno a quel suono lì, glielo carichi in questo software, lui le matcha e ti fa un una gioco sorta di analisi di analisi, ti porta il tuo mix a quell'equalizzazione lì, sempre in maniera ovviamente, molto ovviamente una cosa automatica. Cioè noi l'abbiamo fatto questo test, se ti ricordi, sì, quando sì. abbiamo fatto la cover, alla fine il mio mix era molto simile al mix originale, però chiaramente non avevamo tutte le io tracce. Ogni tanto uso quel sistema lì per avere un punto di partenza, sì, quindi. Mi dà un punto di partenza, poi vado a fare dei ritocchi su quello che mi ha già un po' preconfezionato per aiutarmi un pochettino sulla catena. Sì, ma il track reference ci può stare in fase di mix, il master un po' meno, perché alla fine il master, ho detto, non è mixare. Queste sono le due cose importanti da sapere: il mix è una cosa e il master è sempre un'altra. Okay. Sono due cose molto diverse. Assolutamente. Allora, ultima domanda di questa intervista, vogliamo entrare un pochettino più nel dettaglio, ho detto tutte queste bellissime cose, sì, ma alla fine, io, sulla mia voce, che plugin posso metterci? Ovviamente che siano a portata di tutti, free o comunque da non spendere un rene. Ecco. Esatto. Allora, sicuramente verifica nella tua DAW che avrai scelto quali plugin ci sono già integrati. Io prenderei... come idea cercherei magari un channel strip, e per esempio Waves in questo caso ci viene incontro alla grandissima, perché hai visto costano cifre abbordabilissime. Sempre terreno minato, perché c'è quello che dice fanno schifo, sono belli. Valuta sempre in rapporto a quanto costa. C'è un plugin che magari Waves te lo dà a $29, poi magari se ne compri di più te ne dà altri 27 in regalo, ma per un altro discorso. Per esempio c'è tipo gli SSL, quelle cose lì, ci sono delle channel strip che hanno già equalizzatore, ingresso di linea, compressore, e hai già un bel pacchetto dentro, quindi hai già un, non so, puoi già tagliarti le frequenze basse con un filtro, magari dare già anche un po' più di segnale perché hanno l'ingresso di linea, hanno un equalizzatore, quindi puoi giocare con quello, e poi c'è il compressore. Okay. Che onestamente, ripeto, mix da 0 a 100, tranne sulla voce, perché sulla voce ho usato un altro plugin della Overloud, il Gen Voice, che trovo fantastico, costa un po' di più, però effettivamente hai visto che fa. Lì hai proprio il pacchetto completo, il trattamento vocale in un plugin solo. Tutto quello che vuoi, poi sempre il solito discorso, devi saperlo usare, cioè devi capire il compressore che... come lavora e quant'altro. Sì, io parto sempre dal presupposto che quando uno debba mettere in mano qualcosa un minimo di infarinatura teorica ci deve oppure avere... se prendi per dire i Waves, l'SSL Channel, il Mix Hub, che io mi trovo benissimo, ci sono le funzioni che molti odiano, che è quella del preset. Io non odio i preset impostati, io li uso, l'ho già spiegato in un video, li uso per capire come lavora il plugin. Quindi magari vuoi capire come lavora il plugin, carico voce femminile, se chiaramente quello è fatto che cambierà tutti i parametri, però capisci come lavora l'equalizzatore, inizi a capire come lavora il compressore, e poi da lì puoi partire a costruirti il tuo preset. Lo puoi fare ovviamente se hai delle basi comunque teoriche prima, sì, perché sennò chiaramente. Cioè, però inizi a capire tutti i parametri settati. Sì, però inizi a capire come qualcuno ha parametrizzato il plugin per quella esatto, voce. Esatto. È un po' come se fosse una specie di tutorial stampato lì. Nel senso, più o meno l'idea è quella, però ti fai un'idea. Senza l'indicazione, in realtà. Sì, in realtà no, però ti fai un'idea di che lavoro sta facendo il plugin. Ed è importante, secondo me, cioè denigrare i preset caricati da terzi. Io personalmente non mi sento uno di quelli che dice no, i preset, provali. A me piacciono molto i preset perché mi agevolano tantissimo. Io dopo ho anni... appena tirato una pacca al microfono che si sentirà nella registrazione, ma lo scoprirò soltanto più tardi. Perché è vicino al cuore. In realtà io per anni, quando ho iniziato a mixare delle cose, usavo i preset. Io i primi mix li ho fatti nel 2005. Sapevi niente, non c'era internet, allora cosa facevo? Prendevo un plugin, carica, kick, sentivi sta cassa che cambiava e dicevo wow. Poi negli anni impara e inizia a dire l'equalizzatore lo uso in questa maniera. Io negli anni ho tolto anziché mettere roba nei mix. Cioè nei miei mix c'è molta meno roba rispetto a
10 anni fa. Perché forse all'inizio è quella tendenza di dire metto tanta roba per farlo non sembrare perché, più colorato. Perché non sai come funzionano le cose. Ho detto proprio un bagno di umiltà. Non sai veramente, non sapevi come funzionano le cose. Allora per arrivare a quello usavi 70 cose. Ma poi il risultato era quello, arrivavi. Ma alla fine dovevi fare un giro perché non sapendolo, io adesso ho imparato, che ho studiato, sono stato imparato e ho imparato a fare la stessa cosa in più breve tempo possibile. Il flusso di lavoro cambia ovviamente. Drasticamente. Decisamente. Sì, sì. Io ammetto, l'ho già detto, sono un fruttore dei preset per una questione di comodità, perché ovviamente mi sbattono già in faccia il risultato finito, e poi li uso avendo un minimo di criterio tecnico alle spalle, quindi so che cosa sto... c'è scritto lì davanti, sì. Andare a modificarlo e sistemarlo poi a mio piacimento, però almeno ho un'idea di partenza da dove cominciare, quindi mi toglio da qualche parte qualche minuto partire, di lavoro. Oppure vieni e mi chiami, oppure dice, cosa devo fare qua? Perché lui mi ha copiato delle cose che gli ho insegnato gratuitamente. Cioè, giustamente ha un canale apposito, vogliamo non apprendere le cose e portarle a casa propria. Ma lui mi sfrutta, però diciamo le cose come va, lui mi citofona, perché raccontare le cose come stanno, nel senso che noi ci conosciamo perché le nostre figlie vanno a scuola insieme. E quindi bisogna approfittare. Solo quindi. Due volte l'anno non siamo amici, ma... Lasciamo che... Ma l'hanno capito perché. Noi due volte l'anno non ci parliamo, però per il resto andiamo molto d'accordo. Allora ogni tanto... Siamo due chiacchierate tecniche molto utili. Ma a me piace, io sono uno che sono dell'idea che la condivisione è una cosa buona. Cresce sia chi riceve, ma soprattutto... chi fa condivisione. La bontà dell'insegnamento, qua entriamo in ambito filosofico. Sì, io sono, negli ultimi anno e mezzo sono diventato molto più zen da quel punto di vista. Secondo me, io mi sono sempre accorto che quando ho insegnato qualche cosa nel mio piccolo, sono sempre cresciuto. Più di quanto uno che l'ha ricevuto. Incredibile, una cosa... Questo l'ha detto anche un famoso filosofo, ma non ricordo più il nome, lo scoprirò e magari lo metterò... Sì, ma questa è una mia filosofia, per quello... sul canale YouTube ho fatto un mix gratis. Infatti non è cosa da tutti, perché comunque sei entrato nei dettagli del lavoro, quindi hai spiegato effettivamente come tu lavori. Io ho spiegato approcci. Più di quanto, sul senso senza offesa, poi magari lo taglieremo. Però ho spiegato molto di più di altri. Penso di aver spiegato molte più cose di altri canali. Quindi ribadisco l'invito di andare a guardarlo. A tal proposito vi ricordo. Credo, perché. Se tu l'hai visto, Sì, tu so che segui anche altri. Sei sceso molto, molto, molto nei dettagli, cosa che ovviamente è difficile fare, perché ovviamente un minimo di orgoglio per la fatica che si è fatta ad imparare uno ce l'ha e dice: ma perché devo condividere sempre con tutti tutto quello che faccio? Ci sono arrivato dopo anni di esperienza. Invece è anche bello che ogni tanto uno dica. Si apre un pochettino verso il resto del mondo. Beh, anche in quel senso. È fondamentale. I segreti, cioè è comprensibile, perché uno che ha studiato tanto, magari si è fatto il mazzo per tanto imparare le cose. Posso dirti una cosa: sono i segreti di Pulcinella. Perché, ripeto, i segreti del mestiere sono altri, cioè sono tanti, c'è tanto nel mondo dell'audio. Dirti come tratto la voce io è solo uno dei mille modi. Sì, poi infatti diventa anche una cosa molto personale, una cosa secondo che sta me molto all'orecchio. È cosa importante dire. Io vado da Marco perché voglio che il mio brano suoni in quella maniera. Cioè, è lì la differenza. Secondo me è fondamentale. Ogni mix ingegnere, quello che fa questo mestiere qua, ha un suo tocco. Deve piacerti quel modo. Allora certo. Dici, mi trovo bene, vado da lui, so che mi fa suonare come voglio io il mix. Quello è il, secondo me non è quello più bravo o meno bravo, però c'è da dire che a un certo punto dici, io voglio andare, ti faccio un esempio terra a terra, Caparezza mi sembra il primo disco, se non mi ricordo male, l'ha mixato quando hanno fatto qua Torino, come Subsonica. Gli ultimi li sta facendo fare la Chris Rondaggi in America, perché vuole quel suono che solo lui ha. Certo. Quelle sono altre particolarità, ovviamente si parla qui di ambito pro, quindi siamo in un ambiente un pochettino più spinto. Sì, però per dire, uno che dice ha sentito una tua cover,
sul canale YouTube e dice io voglio quel suono lì, quel tipo di dice suono. Ok, chi l'ha mixata? Ha mixata Marco, lo contatta e dice mi fai il mix. È chiaro, poi deve essere registrato in maniera ottimale, perché non è che io spiego sempre questo, non è che se mi porti delle tracce registrate con solo il cellulare ti verrà il disco gigantesco, no. Quella direi che proprio deve essere la base. Bisogna sottolinearlo, perché alcune volte uno pensa, dice, ah, registrato verrà fighissimo. Sì, sì, ma manca proprio lo step prima. Ripeto, più la registrazione e la produzione è fatta bene e più il mix suonerà bene. Siamo arrivati alla fine di questa video intervista, speriamo che vi sia piaciuta. A tal proposito vi ricordo di iscrivervi al canale, al mio canale, ma anche al suo canale, vi lascio qui sotto tutti i riferimenti nella descrizione del video. Se vi è piaciuto, se avete altre domande da fare, scrivetemele tranquillamente qui nei commenti che io le farò poi a Marco, se ci dovesse essere un'integrazione poi al limite pubblichiamo anche quella, se Marco mi dispiace che tanto non ho niente da fare. Finché siamo in zona arancione, rossa, quello che è. Insomma non è che posso ospitare troppo tanta gente. Giustamente. Qua quindi fateci un pochettino sapere le vostre impressioni su questo video, se vi è stato d'aiuto, se avete appreso delle cose in più. Vi aspettiamo e buona giornata a tutti quanti, alla prossima, ciao.